Lezione magistrale su chi ha scritto in principio il premio biblico che è stato tradotto in italiano come Genesi, il primo libro del Pentateuco. Desidero darvi della Bibbia una chiave di lettura che non vi è mai stata data. Riguarda ciò che risulta a noi presente. L'uomo vive nel suo presente e il presente oggi è il nostro tempo. Tutto esiste in questo presente, ma vi esiste attraverso due contrapposizioni nel tempo che sono una l'estremo passato, l'altra l'estremo futuro. Tra le due condizioni vi è interazione e il risultato è il presente. Ora, considerate questo. Eccolo qui il nostro presente. Noi conosciamo nel 3000 anni che sono prima di ora l'esistenza di uno scritto chiamato Bibbia. Questa è l'azione che risulta. Ma questa azione risulta presente, fatta da una causa che non è collocata 3000 anni nel passato, bensì 3000 anni nel futuro, cioè la vera causa degli opposti che coincidono in unità. Che cosa significa che coincidono in unità? Che interagiscono. Com'è possibile che uomini abitanti, non oggi, ma tra 3000 anni, possono essere gli autori veri della scrittura della Bibbia, che sembra invece essere stata scritta da uomini del tempo? Qui scatta la forma che per alcuni assume la forma del profeta. Il profeta è quella strana figura umana di chi è, per una conformazione sua particolare, così disegnata, in contatto proprio unitario con il futuro, tanto da ricevere dati dal futuro e segnalarli a titolo di profezia. Ora, c'è ogni ragione per crederlo, perché il testo trasmesso da questi uomini del futuro a questi uomini del passato si presenta come una comunicazione ideale. L'uomo si è chiesto a lungo come far vedere, per esempio, ad extraterrestri che noi abbiamo delle conoscenze con le quali siamo in grado di dialogare. Per alcuni scienziati basterebbe mostrare, per esempio, il teorema di Pitagora. Per altri, la formula della relatività ristretta. Insomma, facendo conoscere una conformazione conosciuta e inappuntabile, quelli dell'altro mondo sarebbero in grado di conoscere il nostro livello conoscitivo di noi di questo mondo. Per verificare
una simile supposizione, non ci rimane da fare altro che prendere proprio il principio della comunicazione, quella essenziale, che ha riguardato le prime 21 lettere, che erano numeri, che ci sono stati comunicati attraverso questo collegamento tra il futuro e il passato. Notate bene, tra 1000 anni e 102 giorni, la Terra ribalterà il suo asse. Di conseguenza, ci sono uomini che vivono 2000 anni dopo questo fenomeno, che sono in grado di comunicare a 3000 anni prima del nostro livello di presente il loro stato di conoscenza, facendolo sapere in modo tale che noi nel presente possiamo accorgerci che costoro sapevano. Come si fa? Si esamina la scrittura per come ci è trasmessa. La prima lettera, numero, è la B, che è il numero 2. Sono questi del futuro che ci dicono: sì, il mondo sappiamo che è binario, ossia si poggia su due valori uguali e contrari, simili a elettromagnetismo, materia antimateria, avanzamento in positivo, avanzamento in negativo. Insomma, il mondo è complesso. Il secondo dato, che ha la forma di una R, vale 200 e indica lo stesso dualismo, però a livello assoluto 100. Questa forma è estremizzata perché il valore di riferimento dato da questi due estremi è il valore 20 intermedio, il quale attraverso il decimo e il decuplo fa conoscere che la presenza 20, ossia di un piano che è 10 e 10, si rappresenta attraverso questi due estremi in linea. Il terzo, Aleph, che vale 1, rivela che fino a questo punto abbiamo un totale che è simile a questo disegno che io vi faccio. Un piano trasversale che è 100 in un lato, 100 nell'altro lato generatore dell'area, e nella linea di flusso è 3. Il totale infatti è 203. 100 più 100 valori lineari e 200 come valore lineare, più il valore lineare 3, che rappresenta un modello 1, 1 e 1 di un cubo di lato 1 che è presente in lunghezza in 3 lati 3, per cui è un ideale volume unitario come flusso, e l'area ha la potenza 100%, che quando la moltiplichiamo si presenta come 10 elevato a 4, ed è la realtà che noi conosciamo. Quindi le prime tre definizioni sono utili a un volume che è rappresentato sempre per tre, con tre definizioni. Quelli del futuro ci fanno conoscere di conoscere lo schema rappresentativo della realtà, ma ce lo trasmettono attraverso coloro che noi conosciamo e che sono collocati non in quel 3000 del futuro che noi non sappiamo, ma in quel 3000 simmetrico del passato, che 3000 contro 3000 si unificano nel tempo di oggi. E dunque il fatto che oggi noi
si sappia che questa è la rappresentazione della realtà e che analiticamente si scompone come 100% in un piano 10 elevato a 4 che poi avanza in forma di volume cubico, ecco, noi abbiamo capito che le prime tre fondamentali definizioni portano a quello. Poi arrivano le altre tre della prima parola, che è un sit, che adesso non vi sto a dire uno per uno, perché vi valuto nel suo valore di insieme, che è 710. Cosa rappresenta 710? Se uno non conosce come stanno le cose, non rappresenta un fico secco. Ma invece, quando si conoscono le cose, che cosa rappresenta 710? Rappresenta questo. C'è un valore che è 10, che appartiene a un 100. No, che appartiene a un 30. C'è un 1 che appartiene a un 30. Perché? Perché 30 è la forma cubica. 1 che appartiene a un 30 si muove di 29. Quindi il valore puro del movimento di 1 nel 30 è 29. Quando è a livello di ciclo intero 10 è a livello di 290. E confrontato rispetto a quello che è in principio, ossia 1000, che ha dentro un movimento di 290, si muove di 710. Quindi 290, quindi 710 è tutto il movimento di 10 in 300. Vedete? 10 è il ciclo numerico, 300 è il valore del volume della realtà, quindi abbiamo che questo 710 è tutto il movimento. Quando noi lo mettiamo dopo quello che si muove, abbiamo tutto il movimento della realtà. La realtà l'abbiamo definita in 10 elevato a 4 che si muove a livello di volume, si muove per 710, perché tutto il movimento è 290, ma il movimento 290 nel 1000 che esiste in principio è 710. Quando noi sommiamo questi due, e la somma di questi due sono indici, significa che sono prodotto, e otteniamo il valore totale di 913, abbiamo la conferma che si tratta di tutto il movimento 900, di un 113 che esista nel 1000. No, non di un 300, di un 100. Perché? Perché 900 è tutto il movimento di 100 e combina tutto il movimento a dimensione 100. Quindi, in pratica, abbiamo una area qui il cui lato è 500 e 500, tanto da essere 1000 in linea. Dentro questo 1000 in linea c'è presente un 100 il cui movimento totale è 900, quindi si ragiona in termini di dinamica. E 13 che cos'è? È il 3 che ha la dinamica 10. Quindi vedete che quando abbiamo ottenuto questo risultato qui, abbiamo tutta la dinamica del ciclo 10 che si muove come volume. Ora, non è un caso che la prima parola che si aggiunge interamente è un altro bra. Perché? Perché il primo bra
indica il movimento in questo verso qui, il secondo indica il movimento nel verso opposto. E quindi, visto che è un movimento semplicemente dall'altra parte, ma esiste, viene calcolato anche il movimento di 100 e 100 che avanza di 3, però dall'altra parte. Ed è calcolato nel movimento, che sia di qua o di là, è un movimento totale. E quanto porta il totale se a 913 aggiungiamo un altro 203? Arriviamo a 1116. E quando voi considerate che il flusso sia 1110, cioè sia il flusso 10 di 111, che è l'unità tridimensionale, a livello di ciclo 10, a livello di ciclo 100, a livello di ciclo 1000, e che il 6 qui indica che si muove in 6 versi, perché questa somma di indici è uguale a 10 elevato a questo per 10 elevato a questo, che è il volume complesso, vedete? È 10 al cubo per 10 al cubo, e diventa uguale come potenza, la stessa base, come esponenti, la somma degli esponenti. Quindi questa somma qui è una combinazione di questo valore qui con tutti questi valori qui. Non è semplicemente una somma che si aggiunge un 6 qui e indica che questo non si è mosso ma si è sommato appena a questo. È che questo diventa multiplo di questo. Sembra una somma, ma è un multiplo, perché questo 10 elevato a 6 si moltiplica per tutto quanto questo. L'indice ti dimostra soltanto che c'è la somma, ma il risultato indica che è una combinazione delle 6 dimensioni che esistono in tutto l'intorno, tanto che abbiamo un volume distribuito in tutti i 6 versi che esistono, e che come quantità di movimento presenta questo valore. Ora vedete, quando noi abbiamo questa prima rappresentazione di questi due valori, noi come minimo è quello che vi ho descritto. Abbiamo che dal futuro c'è il modo di segnalarlo attraverso il passato che noi conosciamo, delle cose però sapute nel futuro. Quindi quei personaggi che esistevano 3000 anni fa, che di queste cose che io vi sto parlando ignoravano tutto, come hanno fatto a esprimere queste formule? Perché queste sono formule dimensionali. Come hanno fatto? Hanno fatto proprio perché oggi noi sappiamo che la verità è sempre rappresentata per valori estremi, e tutto quello che è estremizzato nel passato ha la sua ragion d'essere nel futuro. Il terzo valore è esattamente A L H Im. Quando arrivano gli Elohim, quando arrivano i Masoreti 8 secoli dopo Cristo, questo che è chiaramente Aleph ed è una A, si mettono a leggerlo E e diventa Elohim, con un arbitrio pazzesco degli Elohim, perché invece questo qui è chiaramente il nome di Allah, come è scritto Allah, solo che comprende solo la sua fase avanzante e non quella retrocedente, perché Allah è 1 più 10, che sono i due valori unitari della quantità decima del ciclo e della quantità del ciclo, uno dopo l'altro, 1, 10, e dopo c'è la fase rovescia, 10, 1,
e diventa alla, diventa 22. La H finale, che è questa, vedete, porta quel 22 a 30, e 30 per Allah toglie di mezzo proprio il fatto è 30, ossia è 10 più 10 più 10, perché è un cubo, ma la sua composizione analitica, il che non vuol dire che ogni cosa che è il frutto di un'analisi sia il tutto. L'analisi indica solo una parte, quindi il lato è solo una parte, perché per un volume ne occorrono tre di lati e ognuno è 10. Tanto che il nome di Allah, quando nel credo islamico è detto che ha 99 nomi dati da 100 meno 1, implica proprio i numeri di cui io vi sto parlando, che sono il 10, il 100 e l'unità. E il 100 è dato da 10 per 10. Il 100 meno 1 è dato da 1 che sta nel 10, che si toglie di mezzo, e nel 99 indica tutto il movimento che esiste nella realtà. Insomma, quando nella scrittura per numeri sono indicati questi codici, ma si possono anche capire in modo blando, in modo terra terra, attraverso trasferimenti ideali dai numeri alle realtà dello spirito espresse per concetti che usano parole, usano il linguaggio, allora si passa da quello che è strettamente scientifico come una formula alla descrizione terra terra di quella formula in forma tante volte di una vera e propria storiella. Tanto più semplice e scarna è la formula, tanto più il risultato tradotto in formula letteraria è simile ad una storiella della pura fantasia.